Siamo a Capesaro, Galleria Internazionale d'Arte Moderna. Sono stato invitato a pensare a una mostra personale all'interno degli spazi del museo durante la scorsa edizione di Arte Verona. La mostra è inaugurata per la 19ª giornata del contemporaneo qua a Venezia e il titolo, In quel camminare dove i piedi ti portano, è una frase recuperata da uno dei romanzi di Robert Walser, un autore svizzero dei primi del Novecento. Mi piaceva l'immagine che questa frase suscitava e anche l'idea di cammino, di vita. Ci troviamo nella Project Room e alle mie spalle una serie di 6 lavori dal titolo Lo soffio al cielo. L'idea era quella di contrapporre un elemento molto semplice che è la carta nell'uso pittorico. Queste sono carte dipinte a carboncino che vogliono raccontare una storia, non hanno un ordine numerico, non vanno in scala, possono essere attimi e momenti di vita, di sogno, di immaginazione. Ci incontreremo tra le stelle, è una delle 2 opere realizzate su gesso che troviamo nella Project Room. L'idea era quella di avere un lavoro frammentario, quasi come se fosse un reperto, un lavoro molto fragile. Esporre a Venezia e a Capesaro mi ha fatto sentire un po' come un'onda in laguna. Il confronto tra arte contemporanea e la storia dell'arte è sempre un'impresa abbastanza ardua. Ritrovarmi in un contesto museale dove le mie opere dialogano con delle icone della nostra storia dell'arte è una grande emozione. L'opera alle mie spalle, che dà il titolo alla mostra, In quel camminare dove i piedi ti portano, vuole essere una riflessione, un momento di stasi. Così come in tutta la mia pittura, vado a fotografare degli attimi che sono sognati o semplicemente immaginati, ed è in contrapposizione con un capolavoro della storia dell'arte che è Il pensatore di Rodin, che da quasi 120 anni anche lui mantiene questa posa di riflessione e di respiro. Io a Venezia, mentre Gino sta a Roma, l'intervento in questo caso è stato con l'artista che più amo nella storia dell'arte ed è stato proprio un gioco. L'utilizzo di un oggetto che è un souvenir, che ha una valenza di ricordo, in questo caso posizionato sopra l'opera di De Dominicis, vuole prendere appunto quella valenza di souvenir mentre il dipinto di Gino rimane come una cartolina.